Eccola qui, Fuji XS10, il cuore tecnologico di una XT4 in un corpo completamente rivisitato. La prima cosa da dover fare è senza ombra di dubbio ringraziare Gavone per averci dato la possibilità di testare una delle sue Fujifilm XS10, una macchina che ha creato molto fermento sin dall'annuncio ma anche dopo la data di uscita, perché ha molto in comune con la XT4, ma chiaramente non è proprio una XT4. Andiamola subito a vedere. La prima cosa che ho provato appena l'ho tirata fuori dalla sua confezione è la sua dimensione, la sua compattezza. È una macchina che appena l'ho presa in mano ho detto wow, cioè è piccolissima e leggerissima. E fra l'altro, meraviglia delle meraviglie, il grip. Finalmente Fujifilm ha fatto un grip degno di essere chiamato tale, al contrario di XT3 e XT4. Molti di voi avranno già avuto modo di vedere l'enorme differenza estetica che c'è fra le altre Fujifilm e questa XS10, prima fra tutte l'assenza delle ghiere in stile analogico che abbiamo sul corpo. Ora, sì, ok, sono stupende, danno un look fenomenale a tutte le macchine, specialmente le XT4 e le XT3, sono veramente delle macchine molto tecnologiche con uno stile retro, però vi devo dire la mia, io ho XT3 e XT4 e la ghiera dei tempi è costantemente in T, quindi vado a cambiarla usando questa ghiera, e la ghiera delle ISO è costantemente in C e vado a cambiarli usando questa ghiera, perché fondamentalmente se si sta lavorando, specialmente se si sta girando un video, è molto più comodo non abbassare la camera per poter cambiare un parametro ma farlo direttamente guardando il display. Quindi personalmente ritengo che non siano indispensabili per l'utilizzo, anzi siano anche abbastanza scomode, quindi una scelta di andare contro la propria filosofia estetica, sì, però dovrebbe essere abbastanza funzionale. Altra assenza, secondo me, invece ben più grave, è quella del D-pad, quindi i quattro tasti più il quinto centrale che è al centro di questa zona su XT3 e XT4, che ci permette di accedere velocemente a sistemi di messa a fuoco piuttosto che bilanciamento del bianco o comunque assegnare dei parametri che riteniamo opportuni. Qui è totalmente assente. E come se non bastasse, ancora più grave è l'assenza del selettore, che di solito è qui sugli altri Fuji, che ci permette di cambiare velocemente modalità di messa a fuoco passando da singola, continua e manuale. Su questa XS10 è completamente assente. Al posto delle ghiere superiori abbiamo questa classica ghiera che molti di voi già riconosceranno perché è presente sulla stragrande maggioranza delle fotocamere in commercio, e quest'altra ghiera che vi dirò fra poco a cosa serve e personalmente ci sono rimasto malissimo. Chiudiamo velocemente il breve capitolo delle mancanze di questa Fuji XS10 con una, secondo me, fra le più importanti. A questa ghiera è assegnata solo ed esclusivamente la funzione di cambiare il tempo a disposizione, e questa frontale invece serve a cambiare l'apertura del diaframma. Ora, la maggior parte degli obiettivi Fujifilm è dotata di un selettore diaframma sulla ghiera, quindi nel momento in cui andiamo a montare lo facciamo subito, eccolo qua, ci montiamo un 23 mm f2, eccolo qui, tra l'altro notate veramente quanto è compatta. Nel momento in cui accendiamo la camera non possiamo, cioè questa ghiera non serve più a nulla, non funzionerà più, a meno che non portiamo l'obiettivo in posizione A, assegnando poi dall'interno comando, e possiamo aprire e chiudere il diaframma dalla ghiera frontale. Ma se volessimo cambiare la funzione di assegnazione delle ghiere, se ad esempio volessimo assegnare alla ghiera frontale la funzione ad esempio di ISO o di tempi di esposizione, no, non possiamo farlo. Questa Fujifilm, almeno io non ci sono riuscito, ho girato l'intero menu, ma non ho trovato la funzione che è presente su XT3 invece e su XT4. E parliamo adesso di questa ghiera che io ritengo assurda.
mi direte ok, hanno tolto delle ghiere, ne hanno aggiunte delle altre con delle funzioni diverse. A cosa servirà questa ghiera? Guardate qua. L'unica funzione assurda di questa ghiera è di cambiare il profilo colore. Non può fare altro. Perché? Perché? Boh. Chiuso il capitolo di queste mancanze, di questi aspetti potenzialmente negativi di questa Fujifilm, adesso passiamo a parlare nel dettaglio di che cosa può fare questa camera. Innanzitutto parliamo del cuore tecnologico, ovvero il sensore, il processore d'immagini e, attenzione, lo stabilizzatore IBIS del sensore, che è lo stesso presente su X-T4. Conosco molta gente, infatti, che sarebbe disposta a passare da X-T3 o altre macchine verso X-T4 solo ed esclusivamente per la presenza dello stabilizzatore, che qui c'è. Qui c'è ad un prezzo molto più contenuto. Tutte queste caratteristiche, infatti, permettono a questa piccolina di generare gli stessi e identici file della Fujifilm X-T4. Tra l'altro ha la stessa tenuta ISO, la stessa messa a fuoco e a rilevamento di fase e ibrida, quindi permette un ottimo controllo del fuoco automatico sia in modalità video che in modalità foto, permettendo quindi a chiunque prenda questa macchina di avvicinarsi non solo ai file che potrebbe avere con la X-T4, ma di godere di tutta quella scienza colore che è proprietaria Fujifilm, a partire dal profilo standard, passando per il Classic Chrome, Fuji Eterna Cinema e Fujifilm F-Log. Continuiamo a parlare dei punti in comune con l'ammiraglia, e la prima cosa che salta all'occhio appunto è il display articolato, che non è presente neanche su Fuji X-T3. Per chi fa video è una mano dal cielo, lo sappiamo bene. Anche per chi fa foto potrebbe avere la sua utilità negli scatti in verticale, vabbè, questi comunque sono concetti personali, però la prima cosa che salta all'occhio appunto è la presenza del display completamente articolato. A proposito, che cosa troviamo nella confezione? Questo, un adattatore da Type-C a mini jack che permette il collegamento di un paio di cuffie per monitorare l'audio, un cavo Type-C per poter caricare la macchina tramite questa porta, ma attenzione perché non c'è l'alimentatore. Significa che dovrete prenderne uno a parte o un caricabatterie esterno o utilizzarne un semplice adattatore USB da parete. Attenzione perché oltre a questo non c'è nient'altro. Quando dico nient'altro, questo copri-slitta flash è assente nella confezione. Ne ho preso uno a parte per proteggere i contatti del flash, ma non è presente neanche quello nella confezione della XS10. Un'altra funzione richiesta oggi su molte mirrorless è la possibilità di effettuare riprese in slow motion. La X-T3 ad esempio si spinge fino a 120 fotogrammi per secondo, mentre la X-T4 arriva a 240 fotogrammi per secondo, esattamente come questa Fuji XS10, capace di generare gli stessi identici slow motion della X-T4. Slow motion che, a differenza di altri brand, vengono effettuati con l'ausilio dell'autofocus. Se questi aspetti possono far pensare che Fuji abbia lanciato sul mercato una macchina per la quale ha abbattuto i costi di produzione, eccetera, per renderlo un prodotto più economico, non è così, è semplicemente un prodotto concepito per un utilizzo un po' diverso della Fujifilm X-T4. La qualità costruttiva infatti è molto alta, la si percepisce appena si prende in mano, la solidità, il materiale con cui è costruita sono davvero ottimi, addirittura hanno anche migliorato il posizionamento del mini jack del microfono. Infatti se colleghiamo un microfono nella porta audio non interferisce minimamente con il display articolato, cosa che purtroppo succede sia su X-T3 che su X-T4, quindi bisogna un po' lottare fra l'apri e chiudi del display e il mini jack che va un po' in contrasto. Continuiamo con il video, sempre ringraziando Cavone per averci dato la possibilità di testare l'ultima arrivata di Fuji. E se questo video vi sta interessando, valutate anche la possibilità di iscrivervi al canale. Fujifilm ha lanciato questa XS10 posizionandola in un mercato di mezzo fra l'amatoriale, quindi il consumer, ed il pro,
appunto il cosiddetto prosumer. Ma perché non è una pro e perché non è una consumer? Perché ha delle funzioni molto avanzate, come ad esempio l'assist F-Log, per chi non lo sapesse, permette appunto di registrare con profilo colore log su scheda SD, ma di avere un'anteprima in REC 709 sullo schermo, quindi non deve faticare molto per trovare la giusta esposizione e il giusto settaggio. Anche ad esempio il time code presente su questa Fuji è una funzione da macchina pro, non da macchina amatoriale. Ma allo stesso tempo inseriscono questa inutile ghiera di selezione profilo colore, come se un professionista da un momento all'altro avesse bisogno di cambiare il profilo colore perché scatta in JPEG. Cioè, immaginiamo un professionista che scatta in JPEG, già questo oggi è difficilissimo, figuriamoci se dovessimo inserire una funzione del genere su una macchina davvero pro. Non esiste. Può essere infatti dedicata all'amatore evoluto che ama sperimentare determinate riprese piuttosto che fotografie e provare i profili colore Fujifilm in maniera nativa sulla macchina, ma sicuramente non è una funzione che serve al professionista. Al professionista servono più settaggi all'interno, come ad esempio possibilità di cambiare le curve delle ombre, le luci, piuttosto che la chiarezza e altre funzioni avanzate come la riduzione rumore ad alti ISO, che sono presenti in questa macchina, ma che sono difficilmente accessibili. La mancanza del D-pad stesso, ad esempio, ne è una dimostrazione. Un professionista ha bisogno, in maniera a volte anche molto rapida, di dover passare da messa a fuoco continua a messa a fuoco singola o manuale, e in questa Fujifilm il passaggio risulta un po' macchinoso perché bisogna premere il tasto Q, selezionare la tipologia di messa a fuoco e ritornare a riprendere. Il menu Q tra l'altro non è neanche disponibile durante la registrazione, quindi dobbiamo forse pianificare un po' prima di andare a riprendere, perché se dovessimo cambiare modalità di messa a fuoco piuttosto che il rilevamento del volto e altre funzioni, non potremo farlo mentre registriamo. E questa forse è una cosa che il professionista va a cercare. Io ho testato molto questa Fujifilm sia nel comparto fotografico che nel comparto video. Ripeto, il file è identico alla X-T4, quindi non c'è bisogno di fare un confronto da una all'altra, perché sarebbe come confrontare due X-T4, cioè è lo stesso ed identico file. Anche l'IBIS reagisce nella stessa maniera, sia in positivo che in negativo. Se non avete ancora visto la recensione della X-T4, vi invito a cercarla nel mio canale per discutere anche di questo aspetto. Continuando ad analizzare le possibili differenze tra una Fujifilm X-T4 e questa XS10, beh, sicuramente ci sono dei limiti in ambito video. Non ci aspettiamo di prendere una X-T4 in un corpo più piccolo in tutto e per tutto, ma chiaramente costa circa due terzi rispetto alla X-T4, è logico che qualcosa in meno ci deve essere. Ad esempio, su Fujifilm XS10 è assente il codec H265 e il codec Olli, quindi non potremo registrare internamente su slot SD a 10 bit, ma potremo farlo 420 8 bit. Su questo vorrei aprire una piccola parentesi. Molti infatti preferiscono prendere qualcosa che lavori in H265 perché hanno bisogno dell'ultimo codec disponibile sul mercato, eccetera. Poi prendono le slot SD, mettono il file nel loro programma di montaggio e vedono che va tutto a scatti, eccetera. Perché per gestire infatti il 4K H265 a 400 megabit della Fuji X-T4, insomma, bisogna avere un bel computer con cui potete lavorare. Quindi non è facilmente editabile in un qualsiasi portatile o computer fisso. Io stesso infatti molte volte preferisco girare in H264 per avere un file più malleabile. Assieme al codec svanisce anche la possibilità di registrare in 4K 50 e 60p. Ora lo rifaccio, apro e chiudo parentesi. Se avete avuto modo di vedere qualche altro mio video, saprete come la penso. Se dobbiamo produrre un video a 25p, perché
fondamentalmente lo standard di produzione oggi è quello, il 4K 50p non è uno standard, non vedremo mai un film in 4K 50p, a parte rari casi, rarissimi casi, che poi ad esempio come quello dello Hobbit, che è un film girato in HFR, ma sono più esperimenti che linguaggi visivi, quindi presupponiamo che lo standard è 25p. Detta in breve, giriamo 25p quello che vogliamo che venga riprodotto in velocità naturale, giriamo 50p quello a cui vogliamo applicare uno slow motion al 50%, 100p la stessa cosa, solo quello a cui vogliamo applicare uno slow motion del 25%. Dobbiamo avere le idee chiare. Io sono assolutamente contrario a chi imposta la macchina a 50p, riprendo tutto a 50p, così poi se ho bisogno facciamo lo slow motion. No, è universalmente sbagliato. Il 4K 25p a 100 megabit ha il doppio dei dati del 4K 50p sempre a 100 megabit. Per avere la stessa qualità bisognerebbe raddoppiare il bitrate, quindi lavorare 4K 50p a 200 megabit. Detto questo, per il 50p, se vogliamo effettivamente fare qualche slow motion, possiamo impostare la macchina in un attimo in full HD e riprendere la scena che vogliamo rallentare. Se poi vogliamo fare uno slow motion con i fiocchi, ricordiamo che abbiamo a disposizione fino a 240 fps in full HD, quindi voglio dire, è un bello slow motion. Ecco un'altra differenza: singolo slot SD nel vano batteria. E che dire, il fatto che questa macchina abbia un singolo slot non è né da giudicare bene né male. Anche la X-T3 ad esempio ha un doppio slot, che però in modalità video non consente la registrazione in backup su due schede SD, cosa che diversamente fa la X-T4. Quindi in realtà la X-T3 ha sì due slot, ma praticamente inutili per il comparto video. Il fatto ad esempio che sia posizionato nel vano batteria e che sia solo uno, questa è un'altra caratteristica, come dicevo prima, che la riposiziona nel mercato prosumer e non in un mercato pro. Traendo le conclusioni quindi, a chi mi sento di consigliare questa Fuji XS10? Allora, dato il peso e le dimensioni, io la ritengo una macchina adatta alle situazioni rapide, veloci. Il fatto che non ci sia il D-pad, io ho avuto modo di testarla per un bel po' di giorni, devo dire che ci si abitua facilmente se si conoscono i limiti. Ad esempio, faccio un esempio pratico: devo passare da messa a fuoco singola e continua, sicuramente con la XT4 vado a premere la sua leva e lo faccio in un istante. Qui devo fare Q e due giri di ghiera, ma fondamentalmente dopo qualche ora si instaura un feeling, e tutte queste problematiche che possono sembrare assurde in realtà svaniscono. E questa ghiera resta inutilizzata avanti, pazienza, voglio dire, sono limiti facilmente superabili, sicuramente facilmente superabili. Quindi questa Fujifilm può essere adatta a chi fa street photography, a chi fa video a mano libera in contesti veloci, può essere un corpo di backup, un semplice corpo di backup per il professionista che terrà nella sua borsa e si scorderà anche di avere, perché è davvero piccola e leggera. Può essere costantemente montata su un treppiede o su un gimbal in modo da evitare di smontare e rimontare ogni volta tutta l'attrezzatura. Può sostituire una X-T4? Sì e no. Ad esempio, se nella maggior parte dei lavori che faccio, per me sì. Cioè, io con la X-T4 riprendo prevalentemente a 25p, qualche scena la giro a 50p, però attenzione, ho anche parlato del 50p della X-T4, perché il 4K 50p, sia della X-T3 che della X-T4, in realtà inserisce un piccolo crop di 1,18x, che sommato al sensore, adesso non andiamo a fare i conti, praticamente abbiamo lo stesso crop di un micro 4 terzi, quindi anziché andare avanti potremmo anche andare indietro, perché non è la migliore delle soluzioni. Preferisco addirittura switchare in full HD e riprendere quelle poche scene che giro a 50p in full HD, ed è esattamente quello che farei con la Fuji XS10. Il 10 bit serve? Anche qui dipende dalla produzione che andiamo a fare. Se sappiamo che dobbiamo
fare una lavorazione di colore abbastanza molto accurata e precisa, beh, lì magari forse questa può stare un po' stretta. Preferirei una XT4 anche a una XT3 da usare con stabilizzatori esterni, però nella maggior parte, nella stragrande maggioranza dei casi, per me questa macchina può sostituire la T4. Logico, avere una T4 è sicuramente meglio sotto ogni aspetto, nessuno lo mette in dubbio, però parliamo di una macchina che costa 2/3 della XT4. Può sostituire anche una XT3? Sì e no, anche qui, nel momento in cui dobbiamo usare questa macchina come macchina quotidiana, perché la portiamo sempre con noi in borsa, perché ci accompagna nel quotidiano e lo usiamo per immortalare i momenti che ci appartengono, io preferirei la XS10, perché è più piccola, più pratica, più intuitiva. Forse il fatto che non ci sia il D-pad è stato volutamente fatto per apprezzare la praticità del Q-Menu, che ci dà accesso a tutte le funzioni principali con un solo tocco. Quindi per un uso amatoriale preferirei questa. Non si sente il peso in borsa, non si sente l'ingombro, è una macchina davvero straordinaria che regala gli stessi file, lo ripeterò sempre, della XT4, che non è davvero cosa da poco. Posso sostituire anche una XT3? Sì e no, anche qui non è detto che possa sostituire una XT3. La XT3, ricordiamo che anch'essa è capace di produrre un file 4K 50p con H265 a 400 megabit, quindi un signor file che questa macchina non ha la possibilità di produrre. Sì, ha l'HDMI al quale è possibile collegare un recorder esterno per registrare in 422 10 bit, però diciamo che un recorder esterno che registra 422 10 bit costa, quindi non punterei su quello per questa Fujifilm, ma la utilizzerei per scopi ben diversi. Concludendo questo video vi do una sola certezza, ovvero che questa Fujifilm XS10 è la compagna ideale per ogni professionista, sia che faccia foto sia che faccia video. Ad esempio nel comparto foto, che non abbiamo approfondito perché non è la nostra tematica principale, ha davvero poca differenza. Ad esempio una che mi viene in mente, la Raffica, che è massimo 8 fotogrammi contro non ricordo neanche quanto ne faccia la XT4, perché diversamente dobbiamo usare l'otturatore elettronico e ho la combinazione di otturatore elettronico e meccanico insieme con la tendina sinco prima, se insomma sono davvero di poca importanza rispetto alle mancanze che ci sono in ambito video, che possono essere importanti per un determinato tipo di videomaker ma insignificanti per altri. E questa secondo me è una macchina che ognuno di noi dovrà tenere in borsa. Grazie a Pavone per la possibilità che ci ha dato, vi lascio il suo sito in descrizione, commentate per qualsiasi domanda o dubbio sulla Fujifilm XS10 e se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale. Ciao!